Stiamo costruendo, come tutti gli anni in cui si svolge la festa della ceramica, un forno in cui fare una cottura spettacolare. Quest'anno all'interno del forno, che è un forno diverso dagli altri che abbiamo fatto fino ad oggi, un forno fatto con la carta e con l'argilla, all'interno c'è una scultura fatta a quattro mani con un'artista faentina che si chiama Fiorenza Pancino e riguarda il mito della Torre di Babele, perché all'interno delle varie fragilità abbiamo inteso anche l'incomprensione, il fatto di non capirsi, pur magari dicendo la stessa parola, uno dei fattori di fragilità, e l'opera si sviluppa in un certo modo all'interno appunto del forno. Questo forno andrà avanti a cuocere fino a questa sera, 10:30 a 11, e dopodiché cominceremo a bucherellarlo e di fatto il forno che appartiene all'opera stessa crollerà, dando un ulteriore, come dire, un ulteriore indizio di fragilità, scoprendo però quello che c'è al suo interno in tutta la sua incandescenza, in tutta la sua luminosità. È un po' questa la sorpresa e il gioco di questo forno, insomma, un po' diverso dagli altri. È la seconda volta che partecipo alla Festa della Ceramica di Saronno, un avvenimento importante che vede sempre la presenza di tante persone, un'ottima occasione di scambio e di conoscenza tra artisti che appassionati quindi della ceramica. Io faccio ceramica raku prevalentemente e sono innamorata della ceramica raku nel 2006-2007 quando l'ho conosciuta, e da 2 anni sono riuscita finalmente ad avere un mio piccolo laboratorio presso dove abito, a Olgiate Olona, dove faccio dei workshop, dove creo le mie opere e dove appunto riesco a dare forma alla creatività che ho dentro, che trovo una cosa splendida, ecco. Allora, la tecnica raku è una tecnica che ha origine nel XVI secolo in Giappone, che poi è stata modificata in Occidente. Si utilizza un'argilla refrattaria o semirefrattaria, quindi che consente degli sbalzi di temperature importanti. Questa prima pezzo viene cotto a biscotto, fatta una prima cottura a 1000 gradi, dopodiché viene smaltato con degli smalti ad alta dilatazione, che quindi quando vengono cotti in seconda cottura in un forno a gas vengono estratti incandescenti intorno ai 900-1000 gradi e ridotti, messi in riduzione in un contenitore dove c'è segatura, giornali. Lo smalto si spacca, fa queste fessure, il craquelé, per cui il fumo penetra dentro e forma questi disegni, con il risultato di avere dei pezzi unici e irripetibili. Allora, ho cominciato con la ceramica normale, lavorando la ceramica normale con un'americana. E da lì ho imparato le tecniche di lavorazione della ceramica. Dopodiché ho fatto un corso successivo con un altro maestro e ho cominciato a colorare usando la cottura raku, che è una cottura particolare in cui non si riesce sempre ad ottenere quello che si vuole e i risultati sono sempre diversi, è difficilissimo riottenere gli stessi risultati. Mi appassiona perché ho la possibilità di usare le mani e oltretutto mi serve, ho visto che spessissimo riflette i miei stati d'animo. Tempo fa sono stata operata, i miei lavori erano molto cupi, molto scuri. Adesso che sto bene, che ho superato tutto, sono tornata ad usare dei colori vivaci. Allora, questo è un tentativo di fare dei quadri ed è usato dei colori particolari. Mi piaceva l'idea proprio di poterla appendere e di averla sotto gli occhi sempre.
come un quadro, può essere un quadro astratto come in questo caso, una faccia, che sono la mia passione, diciamo, esprimono molto i miei sentimenti, oppure cose più semplici come le foglie, in base, non so, al periodo autunnale, c'è la caduta delle foglie, quindi sei portato a usare quello. Ciao, buongiorno, io sono Cristian, io sono berlinese, vivo da un tot di anni a Milano, io faccio la ceramica Raku, io faccio il mio prodotto è Raku del berlinese, io faccio come hobbista per anche qualche fiere eccetera eccetera, o qualche negozio anche, per esempio i miei pezzi vanno fino a New York, una per me bellissima da fare, e mi piace molto fare la ceramica Raku perché la sorpresa quando apriamo il forno e cosa esce fuori. Cosa volete sapere? Io faccio qua, sono qua a Saronno perché sul museo di Gianetti io ho fatto una opera speciale per loro e si chiama Coesione, perché è un bel vaso un po' come un disco e entra un pezzo di legno, perché mi piace molto più natura su natura. Allora, che cos'è che faccio io? Adesso continuo quello che ho sempre fatto assieme a mio fratello in un laboratorio che avevamo a Nove, in provincia di Vicenza. E dopo 46 anni e mezzo, forse un po' che... sì, 46 anni e mezzo, il laboratorio è chiuso perché si è arrivati i limiti di età e anche naturalmente di forza fisica per poter mantenere un laboratorio di vasai. Non ci si può fermare quando hai le mani che lavorano da sole, manovrate dal cervello, perché tante volte il mio lavoro non è dettato da un disegno, da un progetto, ma è un progetto senza penna che parte dal pensiero e poi è la testa, cioè è il cervello che muove le mani, e quindi man mano che mette questa argilla nel tornio, la trasforma, dove sembra che adesso è equilibrata, mi fermo e continuo e faccio un altro pezzo. Ecco, queste nascono, queste cosine qua, naturalmente parte sono della ricerca di materiali, e per esempio questi qua sono materiali ricercati, messi insieme, cotti ad alta temperatura, le altre cose che vedete qua è una trasmissione di quello che può essere, non lo so, delle forme d'uso, ma anche delle forme un po' così, da fare un sorriso, tipo questi fiori con delle scritte, o tanto i vasetti, cioè per esempio questi vasetti possono contenere naturalmente un fiore, è vero, quando non c'è, vabbè, mettiamo questi, basta, non ho altro da dire. Buongiorno, sono Antonio Ginto, vengo da Olgiate Molgora, Brianza, faccio ceramica, gres e ceramica Raku, sono due tecniche diverse, comportano lavorazioni diverse. Siamo qui per il mercatino di Saronno e questa grande manifestazione. Questa è ceramica Raku, è una tecnica particolare, ha origine in Giappone. E a differenza di altre tecniche ceramiche, viene estratto il pezzo ad alte temperature e viene messo in materiali che bruciano, come segatura, foglie secche, paglia. E da adito a queste fratture che si vedono, che si chiama craquelette.